I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. L'estate, beh sì, l'estate è il miglior tempo che c'è. Lo diceva il buon Guidobaldo, che d'estate a volte fa caldo. Lo diceva la dolce Alice, che d'estate tu ti senti felice. Lo diceva il vecchio Nerone, che se su di sé è un grande coraggioso, perché l'estate è il miglior tempo che c'è. L'estate è il miglior tempo che c'è. L'estate è il miglior tempo che c'è. Ben ritrovati amici, benvenuti ad una nuova puntata di Casa Lotto. Allora saluto anche Lio, lo faccio così attraverso gli schermi perché prima non l'ho voluto disturbare, volevo salutarlo, ma è lì che scrive, scrive. Infatti le ho detto, l'ho fatto così, ciao, non so se mi ha visto neanche, ma ciao! Ma mi puoi disturbare, Clara, ma assolutamente cosa stai sì. No, niente, stavo appuntando dei numeri appunto per gli ultimi calcoli che io e Marco ci siamo scambiati, di conseguenza è giusto che li appunto anche perché devono rimanere scritti certo. Nell'archivio, nel sì, quadernone. Nella tua testa guarda che rimangono a vita, quindi non ci sono problemi. Beh, insomma, una volta sicuramente molto di più, adesso un po' di meno, ma non mi posso lamentare. Ben ritrovata Clara, ben ritrovati a tutti voi. Abbiamo 40 minuti di diretta veramente molto interessante perché noi assieme andremo ad affrontare la quinta estrazione del mese d'agosto, quindi sarà estremamente importante ancora una volta con pochi consigli migliori in assoluto che io e Marco abbiamo preparato, quindi avete veramente pochi consigli e come è capitato anche sabato sera si può centrare l'ambo o il terno valutando semplicemente anche un solo ambo e un solo terno secco. È chiaro che nel corso di questa diretta andremo a vedere anche come è andata sabato sera, ma il punto forte di questa diretta sicuramente sono le informazioni. Quinta estrazione del mese di agosto e attenzione perché per questa quinta estrazione del mese d'agosto, un po' l'estrazione sotto le stelle di San Lorenzo, ci saremo io e Marco, di conseguenza avete questo appuntamento estremamente importante, soprattutto imperdibile. Clara. Spesso, quindi dobbiamo approfittare perché solo mi sembra a maggio, quando a maggio siete stati insieme appunto per riprenderci sì, dopo il lockdown. Però vederli insieme è una rarità, lo sapete, quindi approfittiamo di questa estrazione della quinta sotto le stelle, quindi sicuramente porterà bene. Beh, dai. È chiaro che comunque durante la serata di estrazione siamo sempre collegati, quindi sempre tramite WhatsApp, quindi le nostre idee sono sempre idee comuni, però vivere in diretta assieme qua da Casalotto l'estrazione beh, è senz'altro un bel vivere proprio in diretta l'estrazione, di conseguenza sarà veramente importante. Allora Clara, io vorrei subito portare il 90 perché molte persone hanno richiesto appunto il nuovo 90, molte persone dopo l'88-90 che è arrivato settimana scorsa alla ruota dell'8 di Bari e dopo altri risultati sempre con il 90, sempre alla ruota dell'8 di Bari, 88-90 ve l'ha portato Marco, ve l'ha regalato in diretta esattamente dal Bari-Napoli. Bari-Napoli c'era questa traccia dell'88-90, beh è chiaro, o a ruota o a tutte le ruote è stato un regalo in diretta, ma questo è successo settimana scorsa ci sono stati degli altri comodi risultati alla ruota dell'8 di Bari sempre con il 90, ma torniamo a sabato, questo 49-88 e questo
17,90 sono stati fantastici, anche il 62,90, ma andiamo direttamente a sabato perché 9,20 è arrivato al primo colpo di gioco, quel 33 non lo mando giù perché avevamo 9,20, 34 e ancora... È il secondo sabato di fila che per un punto sfioriamo il terno secco. Allora, voi potete anche non crederci, potete pensare e dire quello che vi pare, qua vedete che queste sono le foto delle nostre informazioni, le vostre foto delle nostre informazioni ed è chiaro che quello che diciamo in diretta è tutta verità. 9,20,33 era il terno del Genova-Palermo al primo colpo di gioco tra venerdì e sabato, io veramente vi ho tediato con questo 9, ma è arrivato alla ruota del Lotto di Genova e ti girano le scatole vedere un 33 al posto del 34, ma era già successo sabato scorso alla ruota nazionale perché 32,77 avevamo il 14, è arrivato il 13 e tutto per non dare un numero in più. Beh, le nostre informazioni sono veramente ristrettissime. Ma Lio, secondo te, quando accadono queste cose, non ti senti che appunto prima o poi sto terno arriva? Perché sai quando uno è sempre siamo così vicino? Siamo lì sul filo, sì. Sì, sì, assolutamente. Beh, adesso comunque ci vuole il terno perché anche da statistica è chiaro che dopo tanti ambi ci vuole proprio un terno secco. E giusto per quanto riguarda un terno secco, io e Marco abbiamo valutato un fantastico terno secco con il 90, quindi questo 90 è importante, è arrivato solo una volta in questo mese di agosto e deve assolutamente recuperare le estrazioni che non è arrivato. Allora attenzione perché c'è un ambo e un terno secco tra Roma e Torino con il 90. Guardate signori, abbiamo scelto due ruote estremamente importanti per quanto riguarda il 90 e c'è un motivo alla base, perciò io vado in redazione per darvi immediatamente questa informazione dell'ultimo numero. Seguitemi, grazie. Molto bene, il primo portale è l'89-22-77, ripeto 89-22-77 e dopo il tasto 3 voi avrete una possibilità estremamente importante, ovvero quella di avere il 90 alla ruota di Roma-Torino. E allora attenzione signori, perché anche tra Palermo-Roma c'è un'altra somma 90, sicuramente molto interessante, questa di Roma e Torino. Noi l'abbiamo scelta per quanto riguarda la statistica perché a queste due ruote il 90 è un numero importante in quanto sta attraversando una fase di frequenza. Poi c'è anche il 41-71 che è determinante, vedete la 30-60-90. Beh, attenzione perché su queste due ruote io e Marco abbiamo valutato un ambo secco e il terno secco con il 90 e allora diventa veramente facile avere questa informazione tramite l'89-22-77, ripeto 89-22-77 tasto 3, entrate ed ascoltate signori proprio così con semplicità, con fiducia, il 90 più atteso per la quinta estrazione di agosto Roma-Torino, un solo ambo secco e un solo terno secco e allora fatelo vostro adesso in questo momento 89-22-77 tasto 3. Sono tre cifre belle e sono perfette. Aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti buona.
Abbiamo iniziato con il 90, grande richiesta, un ambo secco e un terno secco, quindi nel portale 892277 voi avrete questa possibilità veramente importante. Allora attenzione, perché nella struttura tecnica e statistica del 90 avete visto che è arrivato solo una volta in questo mese d'agosto, e attenzione perché questo 90 è molto importante da statistica, da tecnica, ed è la condizione di somma 90 quella da preferire, soprattutto quando è in prima posizione. Di conseguenza queste due ruote, Roma e Torino, ci hanno fornito veramente il massimo per un 90, e c'è solo un ambo secco e un terno secco, quindi vedete ancora una volta pochi numeri, un ambo e un terno. Beh, è chiaro che si può vincere anche l'ambo e il terno valutando veramente il minimo, anche perché quel 9-23 non è che avevate 10 ambi e 20 terni e poi è arrivato un 9-23, no, avevate un ambo secco e un terno secco, e nel dettaglio c'era il 9-45 e il 9-20-33 stop, e si è assolutamente vinto l'ambo alla ruota del Lotto di Genova, perciò a ruota, e per quel punto si è sfiorato il terno, ma io penso che prestissimo arriveremo anche al terno secco, al terno di tre numeri. È vero, vero, me lo sento, dai, ecco. Speriamo. Infatti, parlando ancora di questo terno di sabato sera, ho visto tantissimi messaggi di amici contentissimi, ovviamente, per l'ambo secco. Nessuno si è lamentato, nessuno ha detto ah, peccato per il terno, perché erano talmente contenti. Beh, certo, di aver vinto l'ambo, poi secco, appunto al primo colpo, che il terno, vuol dire, vabbè. Era molto arrabbiato, Marco, tu l'hai visto, sì, io l'ho dovuto da casa, tenere. Infatti mi sono girate le scatole, e gli ho mandato la foto appunto del mio quaderno con i due cerchiolini sul 9-20, poi sotto gli ho scritto, con questa cosa mi girano le bravo, puntini, infatti, puntini, puntini, sì, puntini. Sì, sì. È vero, anche lui era nero, era una roba che l'ho detto, calmati, Marco, tranquillo, vai avanti. Allora Clara, documentiamo bene questo Genova con il 9-20, quindi ringrazio anche Michele e Silvio che sono in redazione, sono in regia. 9-20-33, è arrivato il 34, se no erano 4.500 euro se si puntava un euro, ma attenzione perché ci stiamo arrivando e ci arriveremo sempre con pochi numeri. È chiaro che non ci sono state solo queste vincite, perché alla ruota del Lotto di Genova c'è stato anche il 9-41, arriva proprio dall'abbinamento del 9-90 di Genova-Milano, che era il 14-41. La ruota del Lotto di Cagliari invece ha fornito un 16-72, purtroppo senza il 90, e la ruota del Lotto di Napoli ha fornito l'11-75. Ebbene, questo è un po' quello che è successo sabato sera. Beh, mica male, perché anche la ruota del Lotto di Palermo ha dato il 38-81. Signori, attenzione, perché ora vi devo presentare la Trisdambi con il numeretto 9, un fantastico numeretto 9. Allora attenzione, perché voi lo sapete che sin dall'anno scorso il numeretto 9 aveva veramente una storia, perché un anno fa il numeretto 9 era il più atteso nel mese d'agosto e infatti arrivò semplicemente due volte, ma attenzione perché dopo a livello statistico ha recuperato le estrazioni che aveva perso in agosto, e in questo mese di agosto, attenzione perché il numeretto 9 è uno dei numeri iper frequenti, io con Marco abbiamo valutato la Trisdambi, tre ambi secchi, punto stop, ad una sola ruota, perché nella regola dell'81 terzo estratto diventa fondamentale, e in questo caso anche per ritardo e frequenza, il numeretto 9 alla ruota del Lotto di Palermo. E allora attenzione, perché ci sono due ambi secchi generici con il numeretto 9 da valutare unicamente alla ruota del Lotto di Palermo, ma io ho insistito con Marco proprio perché ho voluto inserire anche il mio ambo segreto, che trasferisco a voi perché credo veramente tanto in questo ambo secco. E allora attenzione, tre ambi in totale, una sola ruota a Palermo e un solo portale per avere questa informazione ottimale. E allora andiamo di là in redazione, grazie.
un bel numeretto 9, fantastico nei tre ambi, nella Trisdambi, quindi questa è un'informazione storica di Dio Di Marco. Sapete che la Trisdambi la possiamo fare semplicemente due volte al mese, di solito una è con il 9 e una è con il 90. Bene, in questo mese d'agosto dobbiamo preferire il 9 e quindi la Trisdambi avrà unicamente i tre ambi secchi, due ambi secchi generici con il numeretto 9 alla ruota del lotto di Palermo, ma soprattutto l'ambo segreto con il 9. E allora io veramente, signori, dedico a tutti coloro che amano lotto segreto questo ambo secco di due numeri, fatelo vostro all'895-095, ripeto 895-095, dopo il tasto 3 voi ascolterete unicamente la Trisdambi con il 9, una sola ruota a Palermo, tre ambi secchi, i migliori tre ambi di Lio e Marco. Ma molto bene. Allora, molte persone chiedono qual è l'ambo migliore dei tre ambi secchi. Allora, signori, tutti e tre sono fantastici questi ambi secchi. Magari io tiro un po' l'acqua al mio mulino, l'ambo di lotto segreto è veramente fantastico, quindi se tre ambi vi sembrano troppi ma sono solo alla ruota del lotto di Palermo, fate così: unite i due ambi generici col numeretto 9, trattate da solo l'ambo segreto magari con un euro in più, così avrete un ambo e un terno. Ma mi raccomando, valutateli tutti e tre, anche in quartina andranno benissimo. È chiaro che comunque il gioco migliore è sempre in ambo secco. Comunque Palermo ruota fenomenale per quanto riguarda il numeretto 9. Clara? Bello, bello. Allora, Leo, pronto? Perché dobbiamo parlare della storia d'amore clandestina tra Ornella Muti e Adriano Celentano, che poi, allora,
secondo me, quando è nata questa storia, l'avevano capito anche le piante, no? Cioè, i muri, tutti quanti. Ma loro avevano sempre detto di no, ovviamente. Certo, no? Lui sposatissimo con la Claudia Mori. Lei stava con Andrea Facchinetti, doveva sposarlo lì a breve. Quindi figurati questa storia di corna, si può dire. Vabbè, non era il massimo. Allora, si erano conosciuti nel film Il bisbetico domato, bellissimo. Film di Castellano e Pipolo nel 1980, ma sembra che l'amore sia nato, la passione, ecco, sia nata l'anno dopo con Innamorato pazzo, e quindi tutti quanti, sai, giornalisti, addetti ai lavori, hanno detto, ma sì, stanno insieme, loro no. Poi dopo un po' di anni il Celentano ha dichiarato, ha fatto questa dichiarazione alla stampa, svelando che sì, che è vero che loro avevano avuto questa storia clandestina, perché sai, attraversava una crisi con l'amore, quindi ha raccontato un po' come è andata. La Muti ovviamente si è arrabbiata per questa dichiarazione, perché ha detto, ma scusa, prima me lo potevi dire, perché non è carino, dopo tanti anni abbiamo dei figli, abbiamo comunque un marito, delle storie, sai. Non è stato un gesto molto signorile, potevi appunto chiedere il suo parere, quindi ormai la frittata era fatta e adesso non so se si parlino ancora o se abbiano litigato per questa cosa, ma in effetti lui poteva o non dirlo. Beh, sicuramente tanto. Poteva non dirlo, anche perché già era passato del tempo. Io spero che comunque si parlino ancora, perché ora della fine sono cose del passato. Lui comunque è sempre rimasto con Claudia Mori, la grandissima Claudia Mori, che giustamente gliel'ha fatta pagare. Certo, questa avventura che ha avuto con Ornella Muti gliel'ha fatta pagare Claudia Mori, però comunque il bene ha trionfato su questi due figlioli, di conseguenza bello ciò che finisce bene, però poteva anche non dire nulla, poteva star zitto, e sicuramente era una cosa loro, che sapevano solo loro, punto e stop. Ma secondo me la Claudia Mori le ha dedicato quella canzone lì, tipo non succederà più. Sì, a livello di canzoni, ma anche proprio a livello di vita privata, se n'era andata, o comunque aveva conosciuto un altro tipo. Beh, ha fatto comunque bene. Certo, perché anche bene. Se lui, infatti, magari non l'aveva detto ai tempi, una moglie, qualcosa, qualche sospetto, no? Certo, ce l'aveva avuto. Certo. E poi Claudia Mori a me è sempre piaciuta, perché è una donna veramente con gli attributi per quanto riguarda non solo la musica, anche la vita. Io la conobbi tantissimi anni fa e mi è sempre piaciuta. E poi sai, quando si dice a pelle, quando ti piace una persona, beh, lei la classica veramente donna pronta a tutto, e si è vista, o comunque anche in questa determinata situazione, che è riuscita comunque a combattere e a salvare il matrimonio. È vero, brava. E quindi dai, adesso, tanto come il passato è passato, dobbiamo vedere il futuro, dobbiamo vedere pensare alla quinta estrazione del mese. Yes, meglio. Clara, allora io ho il piacere di ritornare in redazione per questa informazione a grande richiesta, 90, un solo ambo secco e un solo terno secco. E allora attenzione, concentriamoci su questa informazione, anche perché vi passiamo un ambo secco, un terno secco, stop, non c'è altro. Quindi andiamo di là in redazione, grazie. Eccomi in redazione ed ecco che abbiamo il portale 892277, fantastico questo portale, e oggi voi avrete la possibilità di ascoltare l'ambo secco con il 90 e il terno secco sempre con il 90, Roma-Torino, due ruote importantissime per quanto riguarda il 90, perché in questo momento, in questo periodo è il numero in frequenza. Allora attenzione, perché i primi estratti, la somma 90, confermano l'ultimo numero.
numero, ma ci sono state delle altre somme 90, per esempio il Palermo-Roma 52-38, anche qua abbiamo la conferma sempre del 90, c'è stato anche, ci sono state anche delle altre somme 90, nazionale 22-68, anch'essa estremamente importante, ma queste due ruote hanno un qualcosa di particolare per l'ultimo numero, ambo secco, eterno secco. E allora signori, attenzione, perché il più atteso, eccolo qua, quinta estrazione del mese, un ambo e un terno, fatelo vostro in questo momento all'89 22 77, tasto 3. Sono perfette, aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti buona sorte. 8 9 2 2 7 7, 8 9 2 2 7 7. Chi le ama poi di amarle sai non smette, è la giusta tua combinazione, sono tre cifre sempre in mezzo all'azione. 8 9 2 2 7 7, 8 9 2 2 7 7. Bene, stiamo rivangando nel passato io e la Clara, quindi anche quella volta non mi sono smentito, è giusto? È vero, sì, sì, sì. E allora... Non sbagli mai anche... No, vabbè, dai. No, non sbagli le mie anche cavolate riguardo le faccio. Le persone. Allora, 90, un ambo e un terno, il portale ancora a vostra disposizione, 89, 22, 77. Adesso, amici, non andate via perché arriva il momento più bello di questa trasmissione, in quanto ci saranno i 10 minuti finali con il dopo Casalotto, quindi non andate via, vi cosa aspettiamo. Cosa ci sarà? Una bellissima informazione. Va bene, a tra poco. Bentornati, sono curiosa di sapere questa informazione, no? Su cosa parlerà. Beh, assolutamente, ora dobbiamo valutare le tecniche di Marco e di Lio, perché siamo oramai alla quinta estrazione del mese di agosto, quindi è importantissimo avere le idee chiare, avere dei dettagli importanti per quanto riguarda le tecniche e la statistica. E allora signori, attenzione, perché in primis abbiamo
siamo a grande richiesta e dobbiamo finalmente accontentare tutti coloro che vogliono il nuovo abbinamento del 9,90, quindi quello della ruota del Lotto di Genova ha dato 9,41 appunto dal 9,90. Ora attenzione, perché c'è sempre il 9,90 con un solo abbinamento, un solo numero da accostare una volta al 9 e una volta al 90, quindi questi tre numeri sono micidiali ed è chiaro che se ascoltate questa informazione del 9,90, beh, avrete veramente in mano il meglio con 9,90 e questo abbinamento. Ma attenzione, perché la ruota del Lotto di Venezia ha i numeretti alla ruota del Lotto di Venezia, avete notato da quanto tempo che non escono, avete notato che da quanto tempo non danno un ambo? E allora in queste due ultime estrazioni avete visto che di numeretti ne sono usciti ben pochi e la ruota del Lotto di Venezia attende questo terno secco. E per finire abbiamo lo speciale privato del sottoscritto e Di Marco con i migliori due ambi secchi per questa estrazione. E allora andiamo di là in redazione, perché questo è un portale fantastico dove voi avrete veramente la possibilità di avere il meglio dalle tecniche del sottoscritto e Di Marco. Andiamo di là, grazie. Molto bene, il portale 8934 94 94, ripeto 8934 94 94. Beh, fantastico questo portale, perché voi dopo aver ascoltato l'ambo, il terno che vi interessa, potrete chiudere la chiamata, così facendo già avrete risparmiato sul costo totale della telefonata. E allora grande richiesta, 9,90, un solo abbinamento, un solo numero da accostare una volta al 9 e una volta al 90, o potete trattare i tre numeri per ambo terno secco. La ruota del Lotto di Venezia, signori, attenzione, perché ha i numeretti e abbiamo il terno con i numeretti, sarà un terno secco. E allora attenzione, perché Venezia attende i numeretti da calcolo statistico e matematico. I numeretti, avete visto da quanto tempo non danno un ambo alla ruota del Lotto di Venezia? Beh, ma la possibilità sarà quella di avere il terno secco. E per concludere, Milano, i due ambi privati del sottoscritto e Di Marco. E allora non era mai capitato che io e Marco dessimo i nostri due ambi privati, ora saranno vostri all'89 34 94 94, tasto 3, entrate ed ascoltate l'informazione che preferite, chiudete la chiamata, così facendo già avrete risparmiato. Via con le vostre chiamate. She's drinking beer and whiskey and tell the people that she don't care. Well, I said that this old world is in a bad condition. Well, I said that this old world is in a bad condition. Well, I said that this old world is in a bad condition.
world is in a bad condition. Well, all this world is in a bad condition. Well, all this world is in a bad condition. I gotta Well, she will bag it down in her chair. Oh, she's drinking beer and whiskey and tell the people that she don't care. Well, I said that this world is in a bad condition. Well, I said that this world is in a bad. Siamo quasi addirittura d'arrivo per questa diretta, ma io ringrazio in primis la redazione di Casalotto che mi ha dato la possibilità di riparlare di questo numeretto 9, perché a grande richiesta voi continuate a scrivere WhatsApp dove volete ascoltare l'attrice Dambi in quanto avete trovato l'occupato. E allora, signori, attenzione, perché l'attrice Dambi con il numeretto 9 sarà super favorita alla ruota del lotto di Palermo. 3 ambi secchi, 2 ambi generici e il mio ambo di lotto segreto, sempre con il numeretto 9. È una trisdambi fantastica solo per una ruota, e allora fate la vostra immediatamente. 895 095, tasto 3. Dimenticavo, se avete delle date con il 9, la ruota del lotto di Palermo è importante anche per le vostre date con il 9, ma nel portale troverete questi 3 piccoli ambi già fatti che possono dare una grande soddisfazione. Via con le vostre chiamate. Grazie per essere stati con noi e buona continuazione. Ci vediamo alla prossima puntata. Bacio. Assolutamente sì, io ringrazio te Clara, ringrazio Marco, ma soprattutto ringrazio tutti voi che avete seguito questa puntata estremamente importante. Noi siamo prontissimi per la quinta estrazione di agosto. Saremo presenti in studio io e Marco. Continuate a sfruttare i nostri portali per avere gli aggiornamenti. A dopo, ciao!